concorso fotografico che si chiama Obiettivo Acqua, che ha l'obiettivo appunto di valorizzare e promuovere i nostri corsi d'acqua e quindi il bello sia dell'Arno ma anche del reticolo minore, presente nel nostro territorio ma anche in tutta la Toscana. Lo facciamo da San Giovanni perché abbiamo visto anche sui social che c'è una grande passione per la fotografia e spesso i cittadini proprio di San Giovanni immortalano i nostri corsi d'acqua, quindi questo testimonia il legame della comunità all'Arno e ai suoi affluenti. Per noi il fiume Arno è un elemento importante, fondamentale, fa parte del nostro tessuto urbano, è parallelo al Corso Italia, quindi rappresenta l'altra passeggiata oltre quella appunto del Corso Italia con le attività commerciali e con gli edifici storico-culturali. È un elemento imprescindibile nella vita dei sangiovannesi e attraversa e divide in due il nostro territorio, così come avviene a Firenze, cosa invece non succede negli altri comuni qua vicini. Anche tutte le azioni di valorizzazione che come amministrazione comunale abbiamo cominciato a mettere in piedi proprio nei Lungarni hanno lo scopo di far rivivere appunto questi luoghi. Poter dimostrare con questo concorso fotografico qual è l'impronta, diciamo sì, che attualmente si sta vivendo nei fiumi, nei torrenti e nei laghi diventa, diciamo sì, un qualcosa, un modo per far vedere, diciamo sì, alle persone, a chiunque, la nostra situazione. Come associazione da più di 30 anni ci occupiamo di divulgazione culturale della fotografia. Oltre questo abbiamo raccolto una quantità considerevole di immagini dove abbiamo trovato anche delle immagini che rappresentano il rapporto fra la cittadinanza e il corso del fiume con i suoi affluenti. Cosa si evidenzia da queste foto? Si evidenzia il fatto che il fiume non è un semplice sfondo ma è protagonista spesso, quindi si evidenzia la fondamentale importanza nel tessuto urbano e nella comunità.